storie di santi e conversioni, a cura di Anna Ines. Tutti abbiamo una missione qui sulla Terra, ed è quella di diventare santi. Siamo tutti chiamati ad essere santi. Attraverso le storie di questi nostri fratelli maggiori che ci hanno preceduti nella fede, possiamo riconoscerci e avviarci sulla strada della santità. Vi invitiamo a scoprire le storie di questi santi ogni giovedì alle 12:30, qui sulle onde radio di Friends of Radio Maria. Carissimi ascoltatori, il mese di novembre, come anche i mesi passati, pullula di nomi scritti nel cielo. E invece di sceglierne uno, abbiamo deciso di dedicare questa puntata di storie di santi e conversioni alla solennità di tutti i santi. Quale modo migliore di approfondire l'argomento potremmo offrirvi se non sentirne parlare direttamente San Giovanni Paolo II Papa? Nel 1999, durante l'Angelus della solennità suddetta, proclamava infatti quanto segue. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi la solennità di tutti i santi. In questa festosa ricorrenza, la Chiesa, pellegrina sulla terra, rivolge lo sguardo al cielo, all'immensa schiera di uomini e donne che Dio ha reso partecipi della sua santità. Essi, come insegna il libro dell'Apocalisse, provengono da ogni nazione, razza, popolo e lingua. Nella loro vita terrena si sono impegnati a fare sempre la sua volontà, amando Lui con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Per questo hanno anche sofferto prove e persecuzioni, ed ora è grande ed eterna la loro ricompensa nei cieli. Carissimi, questo è il nostro futuro. Questa è la più autentica e universale vocazione dell'umanità. Formare la grande famiglia dei figli di Dio, sforzandosi di anticipare già sulla terra i tratti essenziali. Verso questa meta ci attira l'esempio luminoso di tanti fratelli e sorelle che nel corso dei secoli la Chiesa ha riconosciuto beati e santi, proponendoli a tutti come modelli e guide. Oggi invochiamo la loro comune intercessione perché ogni uomo si apra all'amore di Dio, fonte di vita e santità. Questa invocazione, nella giornata di domani, si farà intensa e corale preghiera al Padre della Misericordia per tutti i fedeli defunti. In ogni parte del mondo si offrirà in suffragio per essi il sacrificio eucaristico, pegno di vita eterna per i vivi e per i defunti, secondo la parola di Cristo stesso. Io sono il pane della vita. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Dal Vangelo di Giovanni. In questi giorni, chi ne ha la possibilità, compia una visita al cimitero per pregare sulla tomba dei propri cari. Anch'io scenderò oggi pomeriggio nelle grotte vaticane per sostare in preghiera presso le tombe dei miei predecessori. Spiritualmente mi recherò poi nel cimitero di Cracovia, ove riposano i miei cari defunti, e negli altri cimiteri del mondo per pregare soprattutto accanto ai sepolcri dimenticati. La liturgia, infatti, insegna a pregare per tutti, in nome del vincolo di solidarietà che lega gli uni agli altri, i membri della Chiesa. È vincolo più forte della morte stessa. A nessuno manchi il sostegno della nostra preghiera. In questo clima spirituale sentiamo più che mai viva e consolante la presenza di Maria Santissima. Oggi la invochiamo quale regina di tutti i santi, contemplandola al centro della celeste assemblea degli spiriti beati. Domani affideremo a lei, Madre della Misericordia, le anime dei fedeli defunti. Per il popolo di Dio, ella è segno di consolazione e di sicura speranza,
In lei riconosciamo l'icona vivente della parola di Cristo: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Dal Vangelo di Matteo. La sua intercessione ci ottenga di fare nostra questa beatitudine evangelica. Nell'odierna solennità vorrei anche invitarvi ad implorare dal Signore, per intercessione di tutti i santi, il dono prezioso della pace per una terra che ci è tanto cara, qual è la Cecenia. Potremmo poi aggiungere alle allora intenzioni del Papa anche le popolazioni in guerra dei giorni odierni. La nostra accorata preghiera ottenga per quelle popolazioni così provate la grazia della concordia, mentre facciamo voti perché le tensioni in là esistenti trovino soluzioni pacifiche nel rispetto del diritto di tutti i cittadini. Successivamente, nel 2000, lo stesso Papa Giovanni Paolo II approfondiva maggiormente l'argomento della santità proprio nell'omelia della solennità del 1 novembre, che in quell'anno coincideva con il 50° anniversario della definizione dogmatica dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Il Santo Padre diceva: «Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli», citando l'Apocalisse. In atteggiamento di profonda adorazione della Santissima Trinità, ci uniamo a tutti i santi che celebrano perennemente la liturgia celeste per ripetere con loro il ringraziamento al nostro Dio per le meraviglie da Lui operate nella storia della salvezza. Lode e azione di grazie a Dio per aver suscitato nella Chiesa una moltitudine immensa di santi che nessuno può contare. Una moltitudine immensa, non solo i santi e i beati che festeggiamo durante l'anno liturgico, ma anche i santi anonimi, conosciuti solo da Lui, madri e padri di famiglia che nella quotidiana dedizione ai figli hanno contribuito efficacemente alla crescita della Chiesa e all'edificazione della società. Sacerdoti, suore e laici che come candele accese dinanzi all'altare del Signore si sono consumati nel servizio al prossimo bisognoso di ogni aiuto materiale e spirituale. Missionari e missionarie che hanno lasciato tutto per portare l'annuncio evangelico in ogni parte del mondo. E l'elenco potrebbe continuare. Lode e azione di grazie a Dio, in particolare, perché la più santa tra le creature, Maria, amata dal Padre, benedetta a motivo di Gesù, frutto del suo grembo, santificata e resa nuova creatura dallo Spirito Santo. Modello di santità per aver messo la propria vita a disposizione dell'Altissimo. Ella brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione. Proprio oggi ricorre il 50° anniversario dell'atto solenne con cui il mio venerato predecessore, Papa Pio XII, in questa stessa piazza, definì il dogma dell'Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Lodiamo il Signore per aver glorificato la Madre Sua, associandola alla sua vittoria sul peccato e sulla morte. Alla nostra lode hanno voluto unirsi oggi in modo speciale i fedeli di Pompei, che sono venuti numerosi in pellegrinaggio guidati dall'arcivescovo prelato del santuario, Monsignor Francesco Saverio Toppi, e accompagnati dal sindaco della città. La loro presenza ricorda che fu proprio il beato Bartolo Longo, fondatore della Nuova Pompei, ad avviare nel 1900 il movimento promotore della definizione del dogma dell'Assunzione. L'odierna liturgia parla tutta di santità. Per sapere però quale sia la strada della santità, dobbiamo salire con gli Apostoli sul Monte delle Beatitudini, avvicinarci a Gesù e metterci in ascolto delle parole di vita che escono dalle sue labbra. Anche oggi Egli ripete per noi: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Il Divin Maestro proclama beati e potremmo dire canonizza, innanzitutto, i poveri in spirito, cioè coloro che hanno il cuore sgombro da pregiudizi e condizionamenti e sono perciò totalmente disponibili al volere divino.
l'adesione totale e fiduciosa a Dio suppone lo spogliamento e il corrente distacco da se stessi. Beati gli afflitti. È la benedizione non solo di coloro che soffrono per le tante miserie insite nella condizione umana mortale, ma anche in quanti accettano con coraggio le sofferenze derivanti dalla professione sincera della morale evangelica. Beati i puri di cuore. Sono proclamati beati coloro che non si contentano di purezza esteriore o rituale, ma cercano quell'assoluta rettitudine interiore che esclude ogni menzogna e doppiezza. Beati gli affamati e assetati di giustizia. La giustizia umana è già una meta altissima che nobilita l'animo di chi la persegue, ma il pensiero di Gesù va a quella giustizia più grande che sta nella ricerca della volontà salvifica di Dio. Beato è soprattutto chi ha fame e sete di questa giustizia. Dice infatti Gesù: entrerà nel regno dei cieli chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Beati i misericordiosi. Felici sono quanti vincono la durezza di cuore e l'indifferenza per riconoscere in concreto il primato dell'amore compassionevole sull'esempio del buon samaritano e in ultima analisi del Padre ricco di misericordia. Beati gli operatori di pace. La pace, sintesi dei beni messianici, è un compito esigente. In un mondo che presenta tremendi antagonismi e preclusioni, occorre promuovere una convivenza fraterna ispirata all'amore e alla condivisione, superando inimicizie e contrasti. Beati coloro che si impegnano in questa nobilissima impresa. I santi hanno preso sul serio le parole di Gesù, hanno creduto che la felicità sarebbe venuta loro dal tradurle nel concreto della loro esistenza e ne hanno sperimentato la verità nel confronto quotidiano con l'esperienza. Nonostante le prove, le oscurità, gli insuccessi, hanno gustato già quaggiù la gioia profonda della comunione con Cristo. In Lui hanno scoperto presente nel tempo il germe iniziale della futura gloria del Regno di Dio. Questo scoprì in particolare Maria Santissima, che col Verbo incarnato visse una comunione unica, affidandosi senza riserve al suo disegno salvifico. Per questo le fu dato di ascoltare, in anticipo rispetto al discorso della montagna, la beatitudine che riassume tutte le altre. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. Quanto profonda sia stata la fede della Vergine nella parola di Dio, traspare con nitidezza dal cantico del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Sempre dal Vangelo di Luca. Con questo canto Maria mostra ciò che ha costituito il fondamento della sua santità: la profonda umiltà. Ci si può domandare in che cosa consistesse questa sua umiltà. Molto dice al riguardo il turbamento suscitato in lei dal saluto dell'angelo: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Dal Vangelo di Luca. Di fronte al mistero della grazia, all'esperienza di una particolare presenza di Dio che ha posato su di lei il suo sguardo, Maria prova un naturale impulso di umiltà, letteralmente di abbassamento. È la reazione della persona che ha la piena consapevolezza della propria piccolezza di fronte alla grandezza di Dio. Maria contempla nella verità se stessa, gli altri, il mondo. Non fu forse segno di umiltà la domanda: come avverrà questo? Non conosco uomo. Sempre dal Vangelo di Luca. Aveva appena udito di dover concepire e dare alla luce un bimbo che avrebbe regnato sul trono di Davide come figlio dell'Altissimo. Certamente non comprese pienamente il mistero di quella divina disposizione, ma capì che essa significava un totale cambiamento nella realtà della sua vita. Tuttavia non domandò: sarà davvero così? Deve accadere questo? Disse semplicemente: come avverrà?
senza dubbi e senza riserve, accettò l'intervento divino che cambia la sua esistenza. La sua domanda esprimeva l'umiltà della fede, la disponibilità a porre la propria vita al servizio del mistero divino, pur nella incapacità di comprendere il come del suo avverarsi. Questa umiltà dello spirito, questa piena sottomissione nella fede, si espresse in modo particolare nel suo fiat. «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». Dal Vangelo di Luca. Grazie all'umiltà di Maria poté compiersi quello che ella avrebbe in seguito cantato nel Magnificat. «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome». Dal Vangelo di Luca. Alla profondità dell'umiltà corrisponde la grandezza del dono. L'Onnipotente operò per lei grandi cose ed ella seppe accettarle con gratitudine e trasmetterle a tutte le generazioni dei credenti. Ecco il cammino verso il cielo che ha seguito Maria, madre del Salvatore, precedendo su questa via tutti i santi e beati della Chiesa. Beata sei tu, Maria, assunta in cielo in anima e corpo. Pio XII definì questa verità a gloria di Dio Onnipotente, a onore del suo Figlio, Re immortale nei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della Madre sua, a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa. E noi esultiamo, Maria assunta, nella contemplazione della tua persona glorificata e resa in Cristo risorto, collaboratrice con lo Spirito per la comunicazione della vita divina agli uomini. In te vediamo il traguardo della santità cui Dio chiama tutti i membri della Chiesa. Nella tua vita di fede scorgiamo la chiara indicazione della strada verso la maturità spirituale e la santità cristiana. Con te e con tutti i santi glorifichiamo Dio Trinità, che sostiene il nostro pellegrinaggio terreno e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Chiudiamo così la puntata di quest'oggi con un augurio a tutti noi, che i nostri santi patroni, insieme ai santi delle nostre famiglie, ci proteggano dall'assù e ci aiutino con la loro intercessione a preparare un posto accanto a loro. Vi auguro una buona giornata a tutti, a presto. Che la Madonna ci accompagni. Ciao.